Io non entrerò nella sala di Odino pieno di paura. Aspetterò che i miei figli mi raggiungano. E quando lo faranno, mi crogiolerò nei loro racconti trionfali. Tra le serie di oggi, solo Vikings è sopravvissuta alla morte del protagonista delle prime quattro stagioni. Del resto, diversi importanti leader vichinghi del IX secolo ci sono stati tramandati come figli del leggendario Ragnar Lothbrok. E la serie, attraverso di loro, continua a raccontare la storia come fosse una saga. Arciere! Scagliate le vostre frecce su di loro come pioggia! La seconda parte della quinta stagione, dal 2 aprile su Rai 4, vede protagonisti Bjorn, Ubbe, Vitserk e Ivar il Senza Ossa, che permettono allo sceneggiatore unico di Vikings, Michael Hirst, di tessere un arazzo ricco di fazioni e regioni, con tanto di viaggi in terre lontane come la Russia, oltre naturalmente alla spedizione islandese di Floki. Oltre ai legami dinastici, a mantenere coerente la serie è la continuità della tematica religiosa, con personaggi che ponderano su destino e libero arbitrio. I protagonisti sono glorificati come Bjorn, nel nome di Odino! O perseguitati come Floki, da dei inconoscibili. Vi diverte così tanto vedermi soffrire? Oppure scissi tra le passioni terrene e la vocazione cristiana, come il vescovo combattente Hechmund, innamorato di Lagertha. Con lui, Ivar aveva lungamente discusso sul fato e ora il Senza Ossa vuole farsi dio in terra, mentre suo fratello Vitserk si interessa al buddismo, senza dimenticare che il viaggio in Africa di Bjorn aveva portato a un breve incontro con l'Islam. Allah er Mikkel, og Mohammed er Sendiborihans. Men fair, Athrir spaumen, jautum vidvi. Questa tensione spirituale scorre parallela allo squarciarsi delle carni sui campi di battaglia, che continuano a tenere banco con l'affidabilità di un metronomo. Scontri e imboscate punteggiano gli episodi finché, ogni cinque puntate, i conflitti non esplodono in una grande battaglia. Il massacro è un impietoso e grandioso spettacolo di coreografia marziale, dove secondo lo schema dell'epica, la battaglia si apre a duelli in singolar tensione, perché i campioni possono essere sconfitti solo dai loro pari, che sono spesso fratelli o amanti. La tragedia della guerra si fonde così a quella personale, scuotendo i personaggi fin nel profondo secondo un disegno apocalittico. Oh, che orrore!